Gentili telespettatori sportivi, buonasera da Laigueglia. Da questa splendida cittadina rivierasca della provincia di Savona parte la stagione agonistica 1989 su strada. Molti campioni italiani e stranieri hanno già debuttato in Spagna ed in Francia, ma per l'Italia si apre oggi il sipario con questo 26esimo trofeo Laigueglia, che ha radunato al via 108 corridori in rappresentanza di 14 squadre. Quattro italiane, Malvor Colnago, Carrera, Atala Campagnolo e Pepsi Alba Cucine Fanini, e poi in gara ci sono le due formazioni affiliate a San Marino, vale a dire la Verinet e la Titan Bonifica, poi la formazione della Polli Mobiesport e Fanini, affiliata in Australia, quindi la Magniflex Franca e la Mosoka Eurocara Galli, squadre affiliate in Svizzera, seguite dalla Lotto e la Sepp formazioni del Belgio. Dopo il Belgio troviamo la Francia con due squadre, la Z Peugeot e la Sistemo, ed infine in gara abbiamo anche alcuni corridori dell'ex Wood polacca con Andrei Seriduk, corridore molto conosciuto in Italia. Come avete potuto ascoltare, un bellotto di formazioni si sono presentate a questa corsa nonostante la concorrenza di altre manifestazioni. Infatti è in pieno svolgimento anche il Giro del Mediterraneo. E poi tantissimi corridori italiani, e fra questi molti di spicco, sono già in Sicilia per la Settimana Internazionale Siciliana, gare a tappe che scatterà il giorno 18 da Castellammare del Golfo, con conclusione il giorno 23 ad Agrigento. Tornando al debutto effettuato da alcune squadre italiane in terra straniera, dobbiamo sottolineare di queste ottime prestazioni ottenute. La Malvor C di Colnago ha portato alla ribalta il 25enne bresciano Fabio Bordonale, che ha vinto una tappa e la classifica finale della Ruta del Sol. Capitan Saronni apriva questa gara spagnola imponendosi nel prologo e curando poi la regia per Bordonale. Bene in questa competizione hanno fatto anche gli atleti della Gevis Bianchi con Argentin Rosola, che ha vinto una tappa, e poi l'altro ieri nella Nizza Alassio vinta dal belga Van Einde si facevano notare ad alti livelli Marco Vitali ed il giovane Stefano Della Santa, terzo all'arrivo e primo in salita. Quindi dopo questi risultati gli atleti di casa impegnati in questo 26esimo trofeo Laigueglia non vorranno deludere di fronte. I favori del pronostico per questa gara vanno al campione d'Italia Pierino Gavazzi, che difende i colori della Polli, poi a Giupponi e Contini. In lizza sono anche Baronchelli, Calcaterra e Vitali, bravo l'altro ieri nella Nizza Alassio. Nella lista troviamo poi anche Di Basco, brillante lo scorso anno in questa competizione, Tommasini e quindi gli stranieri Andersen, De Mol, vincitore lo scorso anno della Parigi-Roubaix, poi Van Eyden, primo nella Nizza Alassio di l'altro ieri, e Willens. Poi troviamo nella lista anche i francesi Pascal Simon e Thierry Marie. Questi sono i personaggi che vantano maggiori ambizioni per la corsa odierna, corsa organizzata dalla comune di Laigueglia con la collaborazione dell'azienda autonoma di Soggiorno. Ma vediamo chi sono gli uomini che fanno grande il trofeo Laigueglia: il sindaco Vincenzo Maglione, il presidente dell'azienda autonoma di Soggiorno Gerolamo Maglione, insieme al direttore di questa Vincenzo Pelle, e poi Claudio Alberti e Giuseppe Tesella. Ma detto questo, vediamo il percorso della manifestazione, percorso tradizionale che misura 169 km. Ci sarà da superare due volte la salita del Testico a quota 4,70, la prima volta dopo 106 km, la seconda dopo 144 km. In partenza gli atleti dovranno superare il colle di San Bartolomeo. Comunque le asperità che i corridori dovranno affrontare nella competizione sono anche il Capocervo, il Capomele ed il Capoberta. La corsa si scalda dopo 75 km, siamo sul Capomele, stiamo per transitare per la prima volta dall'Aigueglia e dal comando troviamo un gruppo forte di 33 corridori. Qui troviamo molti dei favoriti alla competizione. In prima posizione seguiamo il polacco Merzinski, ecco che transitano gli atleti tutti sotto la telecamera di Vittorio
Baldi, nel plotone di testa anche Di Basco, poi il campione d'Italia Pierino Gavazzi. Andatura veramente spedita, ecco l'inquadratura su Piero Gavazzi, campione d'Italia, grande favorito di questo trofeo La Eguaglia. Pierino Gavazzi si aggiudicò questa competizione 10 anni fa e ci riprova oggi con la fiammante maglia della Polli Fanini Mobi Esport. Gruppo allungato, andatura velocissima, 33 uomini alla comando. Il vantaggio è di 20 secondi sul gruppo all'inseguimento. L'evasione è nata in discesa. Il Colle San Bartolomeo è stato affrontato dai corridori ad andatura moderata, poi in discesa è nata una vera e propria battaglia che ha portato alla ribalta questi 33 corridori. Nel gruppo di testa troviamo anche molti atleti della Malvora C di Colnago. Questa formazione viaggia sempre in testa alla plotone, abbiamo visto nel drappello di testa anche il campione del mondo della 100 km Vanzella. In testa troviamo però sempre i corridori polacchi che forzano, Merzinski sempre a condurre sul capomele. In seconda posizione troviamo Galleschi, poi vediamo Martinello, molti corridori anche dell'Atala. Nel gruppetto di testa abbiamo visto anche il francese della Systemo Thierry Marie, ma ecco in questo momento che avviene il ricongiungimento proprio in cima alla salita di Capomele, quando sono stati percorsi 76 km, quindi nulla da fare per i 33 che erano capeggiati dal campione d'Italia Pierino Gavazzi. L'attacco, ve lo ricordo, era nato nella discesa del Colle San Bartolomeo, il vantaggio massimo degli uomini al comando era stato di 32 secondi, ma poi il plotone sulla salita del Capomele ha avuto una grande reazione e quindi gruppo compatto dopo 76 km quando stiamo per ritransitare da La Eguaglia, primo passaggio. Eccoci al passaggio dalla Eguaglia, proprio in cima al Capomele è avvenuto un attacco portato da due corridori, quelli che state seguendo in questo momento inquadrati da Vittorio Baldi. I due uomini al comando sono il belga Ludwig Willens e poi il danese Kim Andersen. Inquadrato adesso il belga Willens, ecco la telecamera che si sposta sul danese Kim Andersen. Sono due corridori di levatura internazionale, hanno ottenuto successi importantissimi in tutto il mondo ed oggi si fanno vedere subito alla grande in questo 26esimo trofeo La Eguaglia, che si corre, ve lo ricordo, sulla distanza di 169 km. Da poco è stato superato il Colle di San Bartolomeo, subito dopo gli atleti hanno superato il Capoberta ed il Capomele ed ora si portano ad affrontare per la prima volta la salita del Testico, salita che verrà poi ripetuta anche nel finale. Ecco un'inquadratura al gruppo, il vantaggio dei due è di 23 secondi. Come vedete l'azione degli uomini al comando è possente, è Kim Andersen che spinge un lungo rapporto. Ecco che prontamente il corridore della Lotto Willens passa con molta determinazione, avete visto, ha controllato alle spalle. Rapporto lunghissimo, questo vuol dire che i due corridori hanno già un'ottima preparazione, infatti anche loro hanno già gareggiato in molte competizioni. Guardate la grinta di Willensen e poi quella di Andersen. Si va ad affrontare la salita del Testico ad alta velocità, sicuramente questo treno impostato dai due corridori metterà in difficoltà tantissimi corridori. Fino a questo momento la gara è andata via tranquilla, c'è stato l'attacco in discesa del Colle San Bartolomeo, poi alcune spruzzate violente sul Capomele ed ora provano i due uomini a dare uno scossone alla competizione. In prima posizione Ludwig Willens, guardate la concentrazione di questi due corridori, sono molto determinati, hanno capito che la corsa
nasceva proprio al primo passaggio dall'Aiguella e con determinazione hanno lanciato la sfida. Testico al comando sempre i due corridori, vale a dire Ludwig Willemsen e Kim Andersen, è possente come potete seguire la loro azione, spinge un rapporto più duro il corridore belga mentre cura l'agilità Kim Andersen. Il vantaggio della coppia di testa adesso è di 42 secondi sul gruppo ancora compatto. In prima posizione Ludwig Willemsen, 23enne atleta belga della Lotto, è di Herentals, lo scorso anno andò al successo nella quinta tappa del giro della CE Open per professionisti e dilettanti, è, come vi ho detto, di Herentals, cittadina che venne portata alla ribalta in campo mondiale negli anni 60 dalla grande Ricca Van Looy. Ecco ancora in prima posizione Willens, Kim Andersen si mantiene sulla ruota, si stabilizza il vantaggio per i due, siamo a metà salita, forzano ancora con molta determinazione, ecco il giudice di gara che sta seguendo i due binon che ci ha segnalato il gruppo a 200 metri dai battistrada, c'è stato un recupero da parte del plotone, al comando troviamo gli uomini della Malvora, Sidi Connago con Strazzer, Faresin e poi ecco che si porta più avanti Lorenzon, davanti troviamo anche il giovane dell'Atala Campagnolo Gusmeroli che si sta mettendo in mostra in salita, ecco che si porta davanti anche Claudio Savini, forzano gli uomini della Malvor Sidi Connago che stanno pilotando in questo momento Silvano Contini, ecco un'inquadratura panoramica dalla testico del nostro operatore, mentre gli uomini della Malvor Sidi Connago impongono ancora il ritmo per il gruppo, diminuisce il vantaggio per gli uomini di testa, 28 secondi quando mancano 2 km alla Gran Premio della Montagna, Giovanni Strazzer in prima posizione, poi Gianni Faresin in seconda e quindi Lorenzon in terza. Ancora con le immagini dalla salita del testico, questa è la seconda volta che viene affrontata dai corridori e dal comando troviamo il corridore della Z Peugeot, Bruno Cornelier, veramente scatenato, Cornelier ha sferrato il suo attacco all'inizio della salita ed ora vanta 45 secondi sul gruppo. Primo piano su Bruno Cornelier, corridore generoso e tenace della Z Peugeot, corridore che si è distinto lo scorso anno nel Giro di Svezia indossando per molti giorni la maglia di leader e perdendo questa corsa nell'ultima tappa a cronometro individuale vinta da Jesper Vorre, Vorre che vinceva appunto con la corsa contro il tempo anche la classifica finale. Bruno Cornelier ha 45 secondi di vantaggio sul gruppo dei migliori, vedete scatta a ripetizione, siamo in prossimità del Gran Premio della Montagna, quindi il francese cerca di accumulare vantaggio sui rivali. Ancora un ottimo passo, spinge un lungo rapporto Bruno Cornelier, però dietro a lavorare ci sono le formazioni della Malvor Sidi Connago e della Polimobie Sport Fanini che stanno pilotando i loro capitani, vale a dire Silvano Contini e Pierino Gavazzi. Comunque Bruno Cornelier è ancora in ottima salute e quindi prova ad andare all'arrivo. Il tentativo di Ludwig Willens e di Kim Andersen che era avvenuto all'Aiguella dopo 78 km di gara è stato sventato al primo passaggio dal testico, vale a dire dopo 106 km. Il gruppo ha avuto una forte reazione, sono stati gli uomini della Malvor Connago con Contini in testa a sventare il tentativo del belga e del danese.
Poi il gruppo si è mantenuto compatto ad andatura velocissima, ha affrontato i capi ed è transitato dalla Aiguella al gran completo. Poi l'evasione sulla salita del Testico, secondo passaggio di Bruno Cornelier. Ma ecco il gruppo che ha recuperato, gruppo che è comandato dagli uomini della Pepsi Alba Cucine Fanini. Gruppo allungato, come vedete si cerca di far selezione. Molti uomini della Polli Mobi Esport Fanini davanti, poi anche dell'Atala Campagnolo. Abbiamo visto in luce in salita oggi Gus Meroli, mentre non abbiamo visto nelle prime posizioni Stefano Della Santa, autore di una grande prova l'altro ieri nella Nizza Alassio, vinta dal belga Van Eyden. Al comando sempre gli uomini della Pepsi Fanini. Vediamo, al comando è Stefano Tomasini. Stefano Tomasini che forza, infatti diminuisce il vantaggio del corridore francese della Z Peugeot. Bruno Cornelier è di 38 secondi, vedete Tomasini è marcato da un compagno di squadra di Cornelier. Poi in terza posizione il giovane Gus Meroli dell'Atala Campagnolo. Poi vediamo in quarta posizione Lorenzon ed in quinta il giovane Chiurato. Chiurato che si è distinto lo scorso anno fra i dilettanti, ma ora c'è un attacco di Rodolfo Massi. Rodolfo Massi dell'Atala Campagnolo, lo sfortunato corridore, lo ricorderete tutti, riportò una grave caduta durante lo svolgimento della tappa del Giro d'Italia che si concludeva a Santa Maria Capo Vetere. Massi è rimasto fermo dopo il Giro d'Italia per tutto l'anno, ha ripreso quest'anno e dobbiamo dire che il corridore marchigiano si sta facendo vedere a grandi livelli subito all'inizio di stagione. Massi logicamente è placcato sempre da un corridore della Z Peugeot. Forza ancora Rodolfo Massi, poi Stefano Tomasini, Chiurato. Andatura veramente vertiginosa, Massi ha indurito sul rapporto ma chiede il cambio e gli viene offerto da Stefano Tomasini, grande scalatore, rivelazione nelle gare in salita. Ed eccoci con la telecamera, torniamo di nuovo in testa su Bruno Cornelier, ancora molto lucido, vedete va a indurire sul rapporto. Mentre ci siamo portati sul corridore francese via radio abbiamo ricevuto la notizia che all'inseguimento di Cornelier si sono portati quattro corridori, ed esattamente Marco Vitali, secondo l'altro ieri nella Nizza Alassio, poi Enrico Galleschi, Andrea Chiurato e André Lurquin. Il vantaggio del francese sul quartetto è di 20 secondi, mentre il plotone dove viaggiano Pierino Cavazzi e gli altri corridori italiani di spicco è di 30, forza il francese, siamo a 20 km dall'arrivo. E noi in questo punto lasciamo la competizione con Cornelier veramente scatenato al comando. Ed ora le immagini vi giungono da Corso Badarò, dove sta per concludersi la 26esima edizione del trofeo La Aiguella. La situazione allora è la seguente: al comando 10 corridori, Bruno Cornelier, Marco Vitali, Enrico Galleschi, Andrea Chiurato, André Lurquin, Pierino Cavazzi, Gus Meroli, Ducrot, Dubois e Martinello. In un primo momento si erano portati sul corridore della Z Peugeot i quattro che si erano avvantaggiati sulla salita del Testico, vale a dire Vitali, Galleschi, Chiurato e Lurquin, e poi Cavazzi, Gus Meroli, Ducrot, Dubois e Martinello. Ed ecco i corridori già addirittura d'arrivo, 10 uomini vengono a disputarsi la 26esima edizione del trofeo La Aiguella. I favori del pronostico sono per il tricolore Pierino Cavazzi, che è il più veloce del drappello. Vediamo il direttore di corsa Mario Dagnoni che sta mandando via tutti i motociclisti della Polstrada, ed eccoci in rettilineo finale con Cavazzi in testa che viene marcato strettamente da Marco Vitali dell'Atala Campagnola, ma è Pierino Cavazzi che passa sulla riga d'arrivo davanti al corridore dell'Atala Campagnolo, Marco Vitali e Di Martinello. Bellissimo lo sprint del campione d'Italia della Polli Mobi Esport Fanini. Ed eccoci con le immagini sul gruppo, volata lunghissima impostata dal giovane Dazzani. Dazzani che vince lo sprint del gruppo, bella la prestazione di questo giovane emiliano che si classifica all'undicesimo posto. Quindi vi ricordiamo, Pierino Cavazzi ha vinto il 26esimo trofeo La Aiguella. Eccoci qua con Pierino Cavazzi, 39 anni,
era il favorito oggi in questo trofeo La Iguaglia, e Pierino Gavazzi, nonostante l'età, ha centrato questo bersaglio alla seconda apparizione in questa stagione. Sì, è andato male martedì all'inizio del Lazio perché ho trovato freddo, e allora mi sono ripreso oggi e sapevo di essere in grandi condizioni, volevo partire forte perché ci terrei a fare la Sanremo, siccome anche come campione italiano penso che sia di diritto fare la Sanremo. Comunque è stata una bella corsa, c'erano tanti giovani, era un po' difficile correre, comunque con un po' di esperienza sono riuscito a inserirmi nella fuga buona, e poi grazie anche a Chiurato che ha fatto un buon lavoro nel finale. Eccolo Andrea Chiurato, un giovane al debutto, qui c'è troppo pubblico, non si riesce a curare queste interviste. Abbiamo visto anche Mauro Battaglini, direttore sportivo, Ivano Fanini, sponsor, poi Lando Cappellini, ecco la miss che consegna i fiori a Pierino Gavazzi. Allora Ivano, grande successo della vostra formazione oggi in questa corsa. Andrea Chiurato, giovane, si è fatto vedere nel finale, poi è rientrato Pierino Gavazzi e per voi è un doppio successo. È una grande soddisfazione perché Gavazzi ha portato a Polimo via Sport e Fanini al primo successo, la seconda corsa che facciamo. Quindi sono particolarmente soddisfatto per gli sponsor della Polli, per il presidente Mauro Cei, per Lando Cappellini, che meritano questi risultati e altro. Oltretutto poi c'è Chiurato qui, che è un giovane, la sua seconda corsa è stato importante la sua collaborazione per la vincita appunto di Gavazzi. Grazie Ivano. Chiurato, allora, bella prova. Ma sì, diciamo che sono andato abbastanza bene, sul testico c'era via un francese, allora sono scattato sul falso piano, siamo andati via in quattro e siamo andati a prenderlo. Poi fine discesa è rientrato il gruppetto con Gavazzi, abbiamo controllato un po', sul finale hanno tentato anche quelli della Trenta di andare via sull'ultimo strappo, ma sono andato dietro, è stata ricucita sempre la fila più o meno, e quando è arrivato qua Gavazzi ha fatto la sua volata, dato che in volata non è secondo nessuno, e ha vinto. Comunque grande soddisfazione per te. Sì, sono molto contento, ho cominciato bene, una buona preparazione, ha dato i suoi frutti, speriamo di continuare dato che la stagione è appena iniziata e anche per i prossimi appuntamenti. Bravo Andrea, Cappellini ci scuserà un attimo, ma prima dobbiamo fare i corridori. Eccoci qua con Martinello, bella prova di Martinello, è abbastanza veloce ma nulla ha potuto fare contro Gavazzi. Sì, come squadra abbiamo fatto una bellissima corsa, si è trovato in tre nel gruppetto di testa, purtroppo Gavazzi si è dimostrato ancora, oltre che forte, si è dimostrato anche un uomo di mestiere, perché con una grossa esperienza, perché è riuscito a mettermi la ruota davanti e a stringermi un attimo senza farmi più passare. Merito a lui che è riuscito a vincere, malgrado i suoi quasi 40 anni riesce ancora a darci la paga a noi giovani. Ancora un secondo posto per Marco Vitali, bella la prestazione Marco, hai dimostrato di essere all'altezza anche in salita, però Gavazzi ancora una volta ti ha beffato. Sì, diciamo che potevamo farcela questa volta, eravamo rappresentati in tre davanti, abbiamo fatto noi la corsa sul finale e Martinello era benissimo piazzato ai 200 metri, pensavo riuscisse a uscire, invece Gavazzi l'ha preceduto di un attimo e l'ha chiuso abbastanza nettamente, non so se deliberatamente o è difficile da dire. Chiudendo Martinello io ero proprio lì, ho dovuto rallentare anch'io e anche questo ha ritardato la mia uscita e sono uscito troppo tardi, non sono riuscito a rimontarlo. Comunque Marco Vitali è in grande condizione atletica. Beh sì, diciamo ho faticato un po' nella salita ma sono riuscito a recuperare abbastanza bene e poi in cima mi sono accodato al gruppetto che è andato via, poi è rientrato il gruppo di Gavazzi. È chiaro che Gavazzi è un cliente difficile in volata e anche molte esperienze l'ha sfruttata. Dopo i protagonisti siamo con il capo dell'organizzazione, il signor sindaco di La Iguaglia, Vincenzo Maglione, che è l'organizzatore della manifestazione. Manifestazione che non ha avuto al via i migliori, però tutto sommato dobbiamo dire, signor sindaco, le cose sono andate per il verso giusto. Tanto entusiasmo qui a La Iguaglia. Meglio di così direi proprio che non ci poteva andare. Dopo 10 anni Pierino ci ha ridato la sua vittoria, quindi possiamo essere più che soddisfatti. Per l'Atala è un secondo posto, quindi benissimo anche il soggiorno alla Iguaglia gli fa bene.
Ecco, Pierino Gavazzi ha vinto 10 anni fa la Iguaglia, torna oggi su questo traguardo in maglia tricolore e vi onora ancora di più. Sì, questo senz'altro, ci onora ancora di più per la maglia tricolore e anche con tutta la sua età. Quindi auguri due volte e complimenti. Grazie signor Sindaco, allora prima di lasciarvi dalla Iguaglia all'ordine d'arrivo del trofeo dedicato appunto alla città, ha vinto il campione d'Italia Pierino Gavazzi che sul traguardo ha superato allo sprint due corridori dell'Atala Campagnolo, vale a dire Marco Vitali e Silvio Martinello. Bene, con l'ordine d'arrivo concludiamo dalla Iguaglia ringraziando tutti i gentili telespettatori dell'ascolto, dando appuntamento a loro ai prossimi avvenimenti di ciclismo. Tanti.